Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, sia invece il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno». Pace e bene, carissimi amici, un saluto fraterno, affettuoso a tutti voi che ci seguite su Padre Pio TV. La liturgia della parola della sesta domenica per annum ci invita a comprendere quali siano le esigenze della nuova legge, quella inaugurata da Gesù, una legge che non abolisce quella antica, ma la porta a compimento, a pienezza. Non crediate che io sia venuto, ascolteremo nel Vangelo, ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Gesù per certi versi ci spinge ad andare oltre. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. E ancora, avete inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto. Non si tratta dunque semplicemente di un'osservanza esteriore, sterile, della legge, ma di un'osservanza che interessa, che coinvolge il cuore e la mente della persona. È una legge che spinge evidentemente ad una posizione precisa, che richiede degli atteggiamenti nuovi, una legge che orienta verso un comportamento coerente con la professione della propria fede. La nuova legge allora è esigente, impegna in un cammino di conversione costante. Ecco perché Gesù giunge ad usare anche delle espressioni forti: se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il corpo vada a finire nella Geenna. È un modo, ripeto, forte per indurci a saper governare gli istinti, le passioni, i sensi. Bisogna imparare a sapersi rapportare con Dio e con i fratelli e con le cose. Bisogna imparare ad amare quelle cose che occhio non vide, ci ricorderà l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, Dio le ha preparate per coloro che le amano. La nuova legge allora che supera ogni prescrizione umana, la nuova legge che ridona equilibrio e senso alla vita degli uomini e ad ogni cosa creata, ecco che è la legge dell'amore. Gesù ci chiama a fare questa esperienza. Apriamo il nostro cuore allora
e rispondiamo a questa chiamata. Pace e bene e buona domenica a tutti.